a cercare quest'affare che si vede anche nella minimappa. Si diceva nascondiglio sotto una scala, no? Questo è un buon artefatto, soprattutto per l'inizio. Questo piccolo artefattino riduce il quantitativo di radiazioni che possiamo che assorbiamo, anzi, perché un po' le assorbirà lui al posto nostro. È molto carino e molto utile. E ci sono anche sue varianti più potenti. Ovviamente quel 100% in più all'emorragia significa che fin tanto che ce l'abbiamo addosso, riceveremo anche danni da sanguinamento, ecco, un po' più consistenti. Siete visto prima quando sono esploso, insomma, avevo una un'icona di sangue in basso a destra, rossa, direttamente, mentre venivo sparato, cioè avevo soltanto verde. Ecco, con quell'artefatto in tasca, ecco, quell'icona rossa ci farà sanguinare un bel po', ci farà perdere un bel po' di vita. Quindi sì, gli artefatti non è che vengono presi e restano permanentemente alla cintura. Possono anche essere staccati. E ci si fa la build, fra virgolette, in questo modo. Qui sono arrivati altri cani. Uccidere la fauna locale non è una cosa fine a se stessa, certo perché anche loro possono avere del loot, ma il loot così viene venduto a poco, anzi non è sicuramente un modo ottimale di fare soldi. Quello che si può fare però è ricevere delle missioni, cioè un certo tipo di missione, in cui viene richiesto un loot specifico. Oh. Questo non è maltrattamento di animali, eh? Senti, ho questa pesta. Questi cani possono dare come drop la coda del cane, che sia molto utile, però pare che qualcuno ne studi le proprietà all'infuori della zona, probabilmente. Ah, questo è un cinghiale di prima. Questo deve essere stato ucciso dai cani che si sono ammucchiati su di lui. Questo è un altro cinghiale morto che è finito dentro un'anomalia. Non ha drop. E qui abbiamo un altro nascondiglio, che è abbastanza saggiamente nascosto all'interno di alcune anomalie. Molto difficile andarla a pescare. Anche lui aveva una pistola silenziata che si era messo da parte, evidentemente. E noi gliel'abbiamo appena fregata. Qui, però, forse si può trovare qualcosa. A parte un altro cinghiale. Bel posto suggestivo, devo dire, con un cinghiale che sta attivando tutte le anomalie qui dentro. Che potrebbe esserci qualcosa di utile, ditemi che lo vedete. Sì. Quella è un'anomalia legit. Ci sono anomalie che fanno veramente quella cosa. E sì, quello è un maiale mutato. Povero piccolo maiale. Se voglio avventurarmi qui, chiaramente, salvataggio, e poi si cerca di capire dove andare per passare. Perché qualcosa. Vediamo se riusciamo a vederlo. Oh, ecco sì. Ecco l'altro effetto di quell'anomalia. Spero si sia sentito lo splat. Non si vede bene coperto. Dovrebbe esserci un altro artefatto. Ah, ah, ah. Pensaci, bello. La prossima volta potresti esserci tu al suo posto. Comunque,
Stai molto attento quando sei nei pressi delle anomalie. Non appena senti suonare il rilevatore, afferra i bulloni e lanciali di fronte a te. Va bene? Ci sentiamo. Questo evidentemente è un pezzo di tutorial che non ce l'ha fatta ad essere completamente tutorializzato, ecco. Sidorovic ci dice questa cosa attraverso il nostro PDA. Solo quando entriamo da queste parti. E io non trovo la cosa assolutamente ilare che volevo mostrarvi. È importante che esponi uno dei più grandi meme di Stalker. No. Vi ho raccolto soltanto un altro reperto a caso. L'altro meme che poteva spawnare qui era non un artefatto, ok, ma un tipo di item che il gioco fondamentalmente non riconosce. È un item a caso. Oh, ti rigredo l'anomalia. Ops. Non sarei voluto essere lì. Mi ha trovato semplicemente una medusa. Niente di che. Si forma un'anomalia trampolino. Diverse anomalie generano diversi artefatti. Infatti. Forma un debole campo protettivo con leggera radiazione come effetto collaterale. Questo significa che se questa ci dà 5 radiazioni e questa ce ne dà meno 10, io adesso ho meno 5 radiazioni, quindi posso tenermi la medusa tranquillamente. La protezione in più di 2% ai proiettili è ridicola. Quindi per ora non ne facciamo nulla. Ma questi primi luttini iniziali servono fondamentalmente soltanto per fare le prime questine secondarie Radiant aggiuntive. Tolik si è messo qui. Quello che abbiamo salvato prima. Il capo ti voleva vedere, ma non si vede se è benvenuto. Continua a camminare. Questo non è un dialogo di Tolik, è un dialogo casuale della gente qui. Lui effettivamente serviva soltanto da tutorial e per questo morirà, scherzando. Comunque, la nostra missione l'abbiamo completata. Questo vuol dire una cosa sola. Avere Ermonei. Hai qualcosa di valore? La situazione è diventata chiara. Forse un errore di traduzione, onestamente. Dov'è la chiavetta con le informazioni? Eccola. Sapete che ci ha dato 1500 rubli? Beh, grazie. Per proseguire nella missione principale dobbiamo chiedergli se ha missioni speciali per noi. Ora come ora io gli vendo la giacca del bandito. Beh, 2000 rubli non è male, eh. Questa ce l'ho indosso, quindi meglio di no. Quest'arma è un duplicato della mia, gliela diamo volentieri, anche queste due perché tanto non ne facciamo niente. Basta. Prendiamo altri 2100 rubli da Sidorovic. Niente male, hai preso delle belle cosine. Le missioni Radiant che possiamo fare per lui, comunque. Alcune non sono neanche Radiant. Comunque. Lui, per esempio, ci dà come missione uccidi il rappresentante. Il rappresentante in questione sarebbe uno stalker che si finge lui in giro per il nome, per la sua reputazione. Ma fra questi c'è anche la missione Radiant di ritrovamento di un reperto, cioè di un artefatto. Trovi il reperto Medusa. Un tizio della Grande Terra, probabilmente intende l'area esterna alla zona, mi ha chiesto di procurargli una medusa, non c'è da guadagnarci tanto, ma l'ho detto facile facile, accettalo. Fatto questo, ci darà direttamente nuova missione, recupera il reperto, missione aggiornata, recupera il reperto, perché è il primo obiettivo di questa intera missione, e poi possiamo dirgli sono qui per il lavoro. Se abbiamo ciò che cerca lui, ci darà subito il risultato delle nostre sforze. Ecco qui. Quest'altro ci ha dato 1500 rubli e la vodka del cosacco. Vendendola normalmente la medusa ci avrebbe dato soltanto 650 rubli. Quindi è stata un bel guadagno. Posso chiedere altro lavoro. In questo momento la ricerca dell'artefatto è diventata fiore di pietra. Noi non abbiamo fiori di pietra, abbiamo sangue di pietra, il primo che abbiamo trovato. Ora come ora non abbiamo bisogno di soldi, non abbiamo bisogno di andare a cercare questi reperti, quindi per il momento proseguiamo.
Ascolta, Macchiato. Ci ho pensato bene e questa è la mia offerta. In generale, quello che ti interessa davvero è trovare Strelok, giusto? Diciamo che lo farò. Non abbiamo ancora idea del perché sul nostro PDA ci fosse scritto soltanto Kill the Strelok. Comunque devi sapere una cosa su questo Strelok. C'è uno stalker che si chiama così. Dicono che abbia trovato un sentiero che conduce ai territori a nord della zona. È territorio vergine, la vera miniera di reperti. Sì, posso aiutarti a trovarlo, ma come sai, per tutto c'è un prezzo. Dovrai lavorare. Alla fine entrambi guadagneremo qualcosa. Tu potrai eliminare Strelok e scoprire che cosa ti è successo. E io troverò... No, volevo dire... Io ricaverò la mia brava parte di profitti. Allora, che ne dici? A dispetto di quello che si può pensare, da questa strana risata che ha fatto Sidorovic, in realtà lui non ha secondi fini di quel che tipo. Il nord della zona, che è il territorio più instabile, più inesplorato e pertanto più remunerativo, ecco, ospita artefatti veramente forti, veramente potenti e veramente rari. Vuole il caso che il nord della zona sia anche il centro della zona. Questa è una ragione di progressione. Non hai un'intera mappa intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Hai una progressione che ti manda verso nord e a nord c'è la fine. Poi di lor probabilmente quello è il centro della zona, ma vicino la zona di esclusione si è estesa in parte anche verso il confine con la Bielorussia, per dire. Però territorio militarizzato. Va bene, ascolta. Vedo che sei uno che fa sul serio. Voglio dire, noi abbiamo bisogno di gente come te. Stiamo facendo una specie di indagine con altri trafficanti. Andiamo a aprire il sentiero a nord per arrivare al centro della zona. Vicino al centro c'è qualcuno, qualcosa, che sta cercando di ostacolarci. Non so proprio come diavolo abbia fatto questo strelo che è intrufolarsi. Vedi, c'è una certa regione dove il cervello ti inizia a bollire. Un luogo sinistro. Comunque, per farla breve, un paio di uomini hanno spiato per conto mio i soldati non lontano da qui. Sembra che quelli dell'istituto di ricerca Agroprom abbiano dissotterrato qualcosa di molto importante. Sono certo che ha a che fare con il centro della zona. Ma qualunque cosa sia, è stata portata al secondo piano dell'istituto e noi dobbiamo metterci le mani sopra. Capisci cos'è bello? Sibillino, in realtà, Sidorovic, ma in realtà ci ha detto tanto. Aprire il sentiero a nord per arrivare al centro della zona, almeno questo è quello che vuole fare Sidorovic con gli altri. E Strelok è riuscito ad arrivarci al centro della zona. Lui è riuscito ad arrivare a nord, è riuscito ad aprire una strada. Forse è stato il primo a poterlo fare. Però c'è un però. C'è una certa regione dove il cervello inizia a bollire. Quest'area si chiama brucia cervella o brain scorcher. Mi sentirete chiamarlo più probabilmente brain scorcher perché è più figo di brucia cervella, proprio brutto. E il luogo è sinistro, è molto sinistro, questo è vero. Ma comunque sia, all'istituto di ricerca Agroprom deve esserci qualcosa che è stato sotterrato, dissotterrato anzi, da qualcuno. Il qualcuno in questo caso specifico è l'esercito. L'esercito conta come una fazione nella zona. Infatti il modo in cui Stalker dipinge i militari dell'Ucraina non è proprio rose e fiori, diciamo. Infatti è stato a lungo motivo di dibattito riguardo il ruolo che potrebbe o non potrebbe avere l'esercito in Stalker 2. Voglio dire, sapete le cose, no? Cosa fanno i militari, chiaramente? Nominalmente il loro ruolo è quello di evitare che la gente entri nella zona. C'è talmente tanta gente che entra nella zona che si sono fatte diverse fazioni. Diverse. Abbiamo già viste due. Abbiamo visto i loner, i solitari, gli stalker solitari, che non appartengono sia a nessuna fazione ma attuano da fazione, comunque. Si spalleggiano tutti quanti a vicenda, ma fondamentalmente sono qui soltanto per farsi gli affari loro, vedere un po' come riescono a fare dei soldi.
e i banditi. Ma non sono gli unici, ci sono i militari, che sono stanziati prevalentemente lungo i confini della zona, per non far entrare nessuno, però la gente continua a entrare. E un motivo sembra esserci, anzi due motivi. Uno, sono tonti, si fanno fregare. È per questo, fondamentalmente, che tanta gente riesce a entrare indisturbata. Due, i militari si comportano, ecco, in maniera un pochino losca. Non hanno dei traffici clandestini o qualcosa di che, cose di questo genere. Ma semplicemente si fanno corrompere con un non nulla. Il governo ha deciso di metterli lì, in una terra dimenticata da Dio, in una landa desolata che più pericolosa non si può, e probabilmente non vengono neanche pagati molto. Quindi qualunque cosa, qualunque rublo in più da portare a casa dopo che sarà finito il servizio, perché no? Perché non accettarlo? E avremo modo anche noi di corrompere qualcuno, di corrompere dei militari, anche con verosimilmente poco per questi di progressione. Quindi c'è qualcosa all'istituto di ricerca Agroprom, dove ci sono un sacco di militari, c'è proprio una loro base, e noi dobbiamo andarla a prendere in un covo di militari. Avrai la valigetta, non portarla qui. Dalla direttamente al barista, lo troverai al bar degli Stalker, il 100 Rat. Invierò al tuo palmare le coordinate e tutti i dati che ti servono. È chiaro? Chiaro. Quindi questo significa che c'è un altro trafficante che fa probabilmente lo stesso gioco di Sidorovich, il barista. C'è una zona, della zona, scusa del gioco di parole, un pochino più a nord rispetto a qui, che si chiama Rostock. La fabbrica Rostock esiste veramente. Da lì in poi si va in territori abbastanza pericolosi, oppure si torna verso il cordone, cioè la zona dove siamo noi in questo momento, che è più facile, un piccolo snodo più carino, meno pericoloso rispetto ad andare più a nord o più a ovest. Dovrei andare a nord attraversando la discarica e poi piegare verso ovest. Dopo qualche chilometro arriverai all'istituto di ricerca Agroprom. Stai attento che nella discarica il livello di radiazioni è altissimo. Ti conviene procurarti del materiale antiradiazioni o della vodka. Dai, buona fortuna. Sì. Possiamo chiedere a Sidorovich altre cose. Chiedere informazioni di lore, da zona in generale, cosa si dice del cordon. Tutte cose che a noi in questo momento forse non mi sono spiegato non servono granché, ma possiamo chiedere un po' di cose. Vorrei saperne di più? Ok, non vorrei saperne di più, ci porta al dialogo precedente. Chi è Strelok? Beh, ho sentito parlare di uno stalker chiamato così. Pare che sia uno dei pochi che è riuscito a raggiungere il centro della zona e a tornare indietro. Stessa cosa che menzionavo pure io prima. Però qui girano così tante storie di stalker leggendari che non si può essere sicuri di nulla. In ogni caso, non ho mai trattato con lui in persona, sembra che abbia i suoi canali personali. Provo a chiedere ad altri e scoprirei sicuramente qualcosa in più. Ora, girano storie di stalker leggendari e non solo. Da quando qualcuno ha cominciato a penetrare nella zona, dopo il 2006, ci sono state diverse occasioni di mitizzare un po' sia il luogo che le persone. Si parla di uno stalker che è stato letteralmente il primo a entrare nella zona e la conosca come il palmo della sua mano. E allo stesso tempo si mitizza la zona in sé, anzi si romanticizza la zona in sé. Il Salvatore che ci ha portati qui da Sidorovich. All'inizio, dopo che è stato messo in dubbio da Sidorovich stesso, ha detto: la zona mi prenda se dico stronzate. Ora come ora, la zona d'esclusione viene romanticizzata dai più. Parlami della zona in generale. Cosa mi è successo? Che razza di domanda? È una gran brutta storia. Ti hanno trovato su un camion della morte, una specie di trasporto cadaveri. Fin qui era chiaro. Che i camion arrivano ogni tanto al centro della zona. Sono carichi di corpi e nessuno sa dove vanno. Però uno di essi si è schiantato da qualche parte e tu sei stato trovato nei paraggi. E questa è la cosa più sorprendente. Avevamo già trovato dei trasporti cadaveri guasti, ma non era mai uscito un uomo vivo.
Mi spiace, fratello, è tutto ciò che posso dirti, il resto dovrei scoprirlo da solo. Chissà che il posso dirti preluda informazioni riservate, io onestamente non penso, ma è soltanto un modo per dire che non sa veramente nient'altro. Questo però ci dice qualcosa in più. I camion della morte provengono dal centro della zona e noi eravamo su uno di quelli. Quindi. Ah, l'icona in basso a sinistra. Prendi una boccata d'aria fresca e tieni dentro. L'icona è a sinistra del PDA. Romperà costantemente le scatole perché nel diario e nell'enciclopedia verranno spammate cose. Tanto. Tante cose. Qui abbiamo beccato la descrizione più ampliata di un'anomalia. Non risparmia proprio dei dettagli. Le vittime trascendenti al suo interno non hanno alcuna possibilità di sopravvivere, i loro corpi vengono ridotti in breve tempo a un ammasso informe per poi essere espulsi poco dopo con una scarica potente di energia. Però ci dice almeno che reperti si formano attorno a questa. Contorto, il Gravi e il Pesce Rosso. E quindi abbiamo anche delle informazioni su un Gravi, per qualche ragione. Effettivamente non dovrei possederlo. Qui c'è qualcosa in più sulle fazioni, sull'esercito. Soldati dell'esercito regolare. Sorvegliano tutte le strade all'interno della zona, ne pattugliano il perimetro, uccidono i mutanti e scacciano i predoni. Spetsnaz. Truppe militari d'élite. Inviate nella zona per portare a termine operazioni di salvataggio e altre missioni speciali. Oltretutto abbiamo anche informazioni sul prossimo luogo che visiteremo, la discarica. Una specie di enorme cimitero di macchinari. E molto radioattivo. Se vai a nord troverai le lande desolate. A ovest invece si apre la valle oscura. E a est c'è la strada che porta all'istituto di ricerca Agroprom, che è dove dobbiamo andare. Infatti, noi, stando qui al cordone, potremmo andare a nord. Questa è la discarica. C'è anche uno zaino del Mingherlino. E qui c'è l'istituto di ricerca Agroprom, dove c'è il nuovo obiettivo. Rubare dei documenti al secondo piano di un edificio con presenza massiccia di militari. E noi ci stiamo andando con una pistolina, eccola, e un fucile a pompa che funziona e non funziona. Sì, ci sarà modo di potenziarci. Sono delle cose più carine che si possono fare per roleplay, diciamo così. Vedere degli stalker che si ammucchiano attorno a un fuoco, canticchiano, si scambiano storie su quello che hanno visto, su i loro amici che non ce l'hanno fatta. È effettivamente una cosa molto romantica. Quelli, che vediamo con il segnalino rosso peraltro, sono militari. E quello lì è il cordone dell'esercito. Non ci dovremmo andare per forza. Potremmo andarci per delle missioni secondarie, forse. Fatto sta che non sono così pochi, ce ne sono penso tra i 15 e i 20 là in mezzo. E sono militari, voglio dire. Quindi andarci lì, soprattutto adesso, non è un buon investimento, mettiamolo così. Ah, qui sotto è tornato qualcuno. Questo dovrebbe essere uno di quelli che avevamo al fianco mentre raidavamo i banditi. Se vedi una galleria non entrarci. Oh. Triggerato? Già. L'amico in realtà ci ha dato una breve informazione su un'altra cosa che troviamo in questo livello. Anzi, altro che sul nostro prossimo passo. Questo è un bel punto di riferimento del cordon. C'è un motivo per cui ce lo ricorderemo. Ci sono dei militari qui.
e sono anche stati triggerati da qualcosa. Quindi ora come ora, meglio non trovarci qui. Posso aprire il loot? Mi serve per delle missioni, dai, fatemi fare brutta figura invece. Ah già, ci è stato raccomandato di passare in una galleria per procedere oltre. Attraverso il terrapieno della fattoria. Queste sono altre anomalie. Che fanno male. La buona notizia è che queste qui sono triggerabili e poi per un po' non si riformano, per un po' tipo un secondo, rispetto a queste che sono statiche e resteranno per sempre qui. Quindi abbiamo due modi di procedere. Possiamo rischiare. Oppure possiamo andare a chiedere aiuto, per così dire, a militari che non hanno ancora finito di sparare e mi stanno facendo fare una pessima figura. Perché in questo modo non potrò mostrarvi quello che intendo. Altro che, uno di loro è anche morto. Oh! Altro che. Sono stati triggerati da un bandito neanche sconfitto qualcuno. Ah no, sono due banditi che sono morti, ok. Ah, questa aveva una K. Sì. È l'unico con qualcosa di valore. Questa è una delle peggiori armi del gioco. In realtà. Ah, questo militare è ferito. Peccato che non posso aiutarlo, però con loro c'è una un'interazione in più, se non ci fosse stato l'RNG del cacchio dei banditi, che ci avrebbe permesso di pagarne qualcuno, di pagarli per 500 rubli e farci passare tranquillamente. Ma visto che le cose stanno così, improvvisiamo. Post-produzione e riparatoria per farvi vedere quello che succede quando i militari non vengono triggerati dai banditi. E se vi avvicinate mi fate un favore, ecco, rottura della quarta parete. Cosa fai l'impalato, Stalker? Se vuoi passare vieni avanti e ne parliamo. Altrimenti ti consiglio di sparire, prima che ci arrabbiamo. Stalker, questa è una zona proibita, ma io devo passare. Non puoi, ma se proprio devi andare, il biglietto ti costerà 500 bigliettoni. Eccoli. Ora ascoltami bene, per qualche tempo faremo finta che di qui non sia passato nessuno. Ciò che succederà più avanti saranno solo affaracci tuoi. Possiamo anche fare una compravendita. Che bello, ti ubriacati di brutto, maledetto. E possiamo passare tranquillamente. Anche rubargli le cose, perché, beh, non hanno il concetto di proprietà privata. Vi faccio anche vedere quello che sarebbe stato il passaggio alternativo sotto questo ponte. Queste anomalie elettro sono effettivamente uno mobili e due anomalie in cui si può trovare anche una nuova. Porca miseria, che paura, anche un artefatto molto buono e noi ne abuseremo. Quindi possiamo anche aspettare che compaiano e scompaiano quelle giuste. Però come dicevo anche nella stream, se proprio abbiamo fretta, possiamo attivarle e passare oltre perché tanto si ripristinano dopo circa un secondo. Questo salvataggio, che è quello della Pacifist, è sfortunato, di solito può spawnare qui o all'interno di questo container, qui. Fatto sta che comunque noi possiamo passare oltre. Così, senza subire danno. Già, l'amico ha un fucile che è messo meglio rispetto a questo. Quindi questo si scarica, si lascia perché, per carità, e almeno ci carichiamo questa qua. Questo è un altro bandito, con un altro scarpino piccolo.
E senza munizioni? Forse lo posso scaricare? Sì. Ok. Per quanto venisse spammata la meravigliosa intelligenza artificiale di Stalker, comunque, spesso e volentieri i soldati non è che si comportano proprio da persone intelligenti. Mettiamola così. Questa è anche una delle armi peggiori, ma per ora ci dobbiamo accontentare. Questo è un kit medico militare. Molto buono. È forse l'unica cosa seriamente buona che abbiamo trovato. Sabaku? A resistere comunque... Ops. A resistere comunque resistono abbastanza i colpi, eh? Qui il nostro lavoro di prendersi le loro armi, scaricarle e poi riprenderci i proiettili è tutta roba prevista. Tranquilli. È così che funziona, anche perché già facendo questo affare abbiamo meno munizioni di quante ne avevamo poco fa. E questa è un'arma unica. Probabilmente più forte rispetto alla nostra pistola silenziata. Eccola qui. Un mirino anche leggermente migliore, proprio poco. E forse un po' di potenza in più? Nulla di granché rilevante in realtà. È sempre una pessima arma, come al solito. Qui sento altri spari. Dunque, marchiato, riguardo a Strelok, uno stalker di nome Volpe sta tornando da una razzia. Sembra che se la sia vista brutta e ha bisogno di aiuto. Si è beccato qualche specie di parassite e dice che non durerà a lungo. Potrebbe sapere qualcosa di Strelok. Devi vederlo subito. Ecco le sue coordinate. Beh, Sidorovic ci ha appena infilato un'altra missione, che in realtà non è granché ignorabile. Questo stalker ha appena eliminato un maiale mutato, che viene chiamato molto poco professionalmente flesh, cioè carne, o in italiano mostro della carne. E diciamo che almeno una parte di noi è azzeccata. Il suo unico drop è l'occhio. L'occhio del mostro della carne. Nulla di che, serve sempre per delle missioncine. C'è ancora uno vivo? Mannaggia. Aveva fatto delle vittime. Almeno una. Vediamo un attimo cosa che vorrebbe questo stalker in pericolo. Che si è beccato un parassita. E potrebbe non durare a lungo. Ah, eccote qui. Kit medico, dammi un kit medico. Ecco qui. Spero di non avergli dato quello militare, invece mi sa di sì. Dopo il palestra amica nostra. Un trafficante mi ha detto che forse sei qualcosa su Strelok. Perché ultimamente tutti si interessano a lui? Non è che lo conosca di persona, ma qualche contatto l'abbiamo avuto. Una volta i miei ragazzi gli hanno sparato qualche colpo. Dialogo interrotto. Nessuno si è fatto male, il suo gruppo stava aspettando qualcun altro e ci siamo allontanati in santa pace. Abbiamo solo scambiato qualche insulto dalle lati opposte di un burrone. Mio fratello Siri è più informato di me su Strelok. Ora è nell'hangar della discarica. Conveniente, dobbiamo passare per lì. Ti invio le sue coordinate, così potrete fare due chiacchiere. Stai attento all'uscita. Da quelle parti si è insediata una piccola banda, banditi. A proposito, prima c'erano dei mostri che mi inseguivano e non credo si siano resi. Ti spiace aiutarmi? Sarà una passeggiata, te l'assicuro. E infatti? Nessuno si è fatto male. Si è anche interrotto da solo il dialogo.
E adesso la volpe può rimanere. Però fortunatamente in questa run spara dritto. L'ho fatto? Ci sono altri cani? No. Comunque. La sua... Con questi mutanti abbiamo finito. Con la sua nuova missioncina abbiamo un altro contatto da raggiungere. Grazie al cielo è sulla strada, è sulla discarica. Dalla discarica dobbiamo trovare il grigio. E il grigio ha qualcosa per noi, forse qualche informazione in più su questo Strelok. Nel frattempo la volpe ci ha dato anche dei soldi per averlo aiutato. E noi gli diciamo ciao ciao. Perché ora come ora, lui non ci può dare più nulla. Certo possiamo ucciderlo. Potevamo ucciderlo anche prima che ci avesse tutte queste informazioni. Ma... Ah, banditi. Ecco, una bella imboscata si potrebbe fare. Col tasto destro possiamo decidere quanto lungo lanciare la granata. Si sono tirati piuttosto tardi. Bene. Ho detto peste e corna di quest'arma, ma ora mi sta servendo molto bene. Ah, a proposito, so che può essere tempting, potrebbe tentare, ma non utilizzate mai oggetti che sono nell'inventario di qualcuno. Cioè, fare questo e usa mai. Crasha il gioco. È consistente. Crasherà sempre così. Scarica. Scarica. Ci siamo un attimo rimpinguati. Caricatore di scorta. Ah, non dovrebbe esserci nient'altro nel cordon, se non... Ah, se non... Sì. Guarda quanta roba c'è qui. Nascondiglio stalker morto. Croce presso l'accampamento dei banditi. Penso che valga la pena farci una visita. Certo, vale la pena anche... vedere cosa c'è qui. Radiazioni. Si sentono. Noi abbiamo qualcosa per controllare le radiazioni. Poco. Ma ce l'abbiamo. E questo zaino sta lì. Prendi tutto. Via. Vodka per togliere un po'. Un'altra, ma sì. Chi ci dice di no? E mangiamoci il pane. Perfetto. Possiamo anche togliere questa, tanto le lezioni le abbiamo, non dico assorbite, stiamo lì. E ci siamo presi ben dei kit medici militari. Non è fatto male, eh? Effettivamente il loot era abbastanza difeso. Qualcuno ha messo della roba qua dentro. Una tuta potenziata. Anche un suo nome unico. Anomalia scorticante. Hanno preso questa giacca dal corpo di uno stalker ucciso dall'anomalia frullato. Essendo rimasta molto tempo al suo interno, la giacca ha acquisito la capacità di accelerare il metabolismo. Effettivamente non me la ricordo questa. Può essere che curi... Può essere che abbia proprietà curative. È una giacca normale, ma come effetto unico forse ha quello di ripristinare poco per volta la vita. Facciamo questa prova molto divertente. Prendiamoci del danno gratuito. Salve, per favore. Vediamo se si ristabilisce. Sì. Aspetta. Sta salendo piano piano, guarda. Molto piano piano. Che significa che se con la proprietà di questa tuta
E di quest'artefatto, sale un po' più velocemente. Per l'esplorazione, insomma, sta a andare. A noi però non garba granché. La posso tenere, sì, ma non ci faremo mai molto. Qui abbiamo visto che c'era qualcos'altro. L'Enigma Platform di Stalker. Si può vedere anche in questo. Qui si può andare? E come si sale? Ma così, ovviamente. Si sale bene sul binario, perché è un po' più elevato. Salta qui, e poi qui. Qualcun altro ha lasciato un'altra delle spine che abbiamo già in questo tubo. Ora se ce le mettiamo tutte e due addosso, abbiamo un 20% di resistenza alle radiazioni. Arrivare al 100% comunque è inutile. Ci sono patch di radiazioni che ti infliggono un po' di più del 100% delle radiazioni. Qui non sarei mai completamente al sicuro. Il personaggio comunque corre tanto, corre anche veloce. Se vedete in basso a sinistra, la stamina se ne sta andando piano piano. È dovuta al peso che abbiamo nell'inventario. Una volta superati i 50 kg, la stamina andrà giù molto rapidamente. Ma tipo che si fa questo il personaggio si stanca. Anche qui pare che ci sia del loot protetto, per qualche ragione. Il cinghiale fortunatamente non è molto ostile. E noi qui abbiamo la croce con attaccata una medusa. Qui beccheremo un po' di radiazioni, probabilmente. Però qualcosa di interessante c'è lì. E non è in un nascondiglio. Non è in uno stash. Come al solito, salva. Ora sto sovrascrivendo perché sti cavoli, ma non vi conviene mai sovrascrivere. Mai. Qui nulla. E noi ci mettiamo la nostra protezione delle redenzioni, no? Dove sta? Eccola qui. Attacca la cintura. Attacca la cintura. Chiaro, anche il malus di queste... di quest'artefatto può farci male. Però ora come ora non stiamo rischiando. Ecco la radiazione. Eccola qui. Si sta andando perché li stiamo levando di mezzo noi. Sangue di pietra, noi abbiamo sempre sangue di pietra, vero? Sì. Sidorovic invece chiedeva il fiore di pietra. Ah, c'è un po' di robina. Ecco un fucile a pompa che ci appesantisce solo, come ora. Ma non è l'unica. Vedete quello zaino? C'è un'altra giacca da bandito. E sappiamo che Sidorovic se la compra per tipo 2000 rubli. Mica male. Oh cacchio, dolore. Per non usare troppa vodka posso anche usare questo. Un po' di riduzione toglie. Però occhio. Ah, ma tanto adesso sto anche con la giacca che mi cura un pochino. Oh, quello lì è uno pseudocane. Direi che il greco è abbastanza comprensibile. È uno pseudocane perché non è un vero cane. Ma è bello. Non è un cane mutato, in realtà, come potrebbe far pensare il nome. È semplicemente un lupo. Un piccolo lupo che è stato esposto alle radiazioni. Non c'è stato molto utile questo stash che aveva segnalato lo svelto, me lo credo. Però comunque ci ha aiutato a rimpinguarci l'inventario.
siamo un po' pieni di roba. Adesso infatti cominciamo a vedere che, a parte che mi sto per irradiare la vita, e mi servono assolutamente le droghe antiradiazioni che non posseggo al momento, con tutta questa roba addosso, tornare da Sidorovic per levarla di mezzo in cambio di soldi è l'unica cosa sensata da fare. E ora che la mia stamina se ne sta andando giù, il personaggio comincia a camminare da solo. E ho l'energy drink. E noi siamo tornati dal nostro Sidorovic. In tempo per vedere che è comparso un altro stash sulla minimappa. L'affarino viola. E bisognerà trovarlo ora. Forse. Altri due, guarda qua. Nascondiglio di Vorpal. Ho saputo che c'è un nascondiglio in cantina. I nostri uomini stanno conducendo un'esplorazione della regione, andremo a vedere. Però forse intende qui sopra. La cantina. Eccolo qua. Kit medico, bende e delle munizioni per la pistola. Anzi, non per la pistola. Munizioni 9x18. Potrebbero non essere utili solo alla pistola. Fuoco. Questa è una delle mie preferite. Ah, a proposito, si è fatta una certa. Sono le 10:30. Il ciclo giorno-notte in Shadow of Chernobyl funziona. C'è solo un problema. Che qualche mod magari prova ad appianare. Salve. Ed è che non si può dormire per far passare il tempo. Comunque sia. Sidorovic, ho da venderti un po' di cose. La giacca del bandito, perché sappiamo che te la mangi, ciccione. Questo fucile a canne mozze. Magari uno dei due sangue di pietra che abbiamo, perché tanto al massimo mi chiede l'altro che abbiamo spare. E questa giacca unica che tanto non la utilizzeremo praticamente. Forse anche questa silenziata, ma vabbè, un chilo in più nell'inventario non mi pesa così tanto. Non così tanto, ma massimo. Ecco, 2-3 bende, giusto per stare leggeri, perché non sembra. Ma le bende hanno un peso. Le munizioni hanno un peso che si vede qui. E a volte è. A volte è. È quello che ti appesantisce tanto. Quindi per ora. Noi. Ci prendiamo questi soldi. Niente male, hai preso delle belle cosine. È così che si fa. Sì. Bene, ora che abbiamo anche. Prendi una boccata d'aria fresca e vieni dentro. Dicevo, ora che abbiamo anche l'approvazione di Daddy Sidorovic. Vi mostro questa cosa perché l'ho appena notata. Noi abbiamo preso anche munizioni penetranti. Infatti, con la pressione del tasto Y, credo sia default, possiamo caricare quelle. Le informazioni che abbiamo lì in basso a destra sul numero di munizioni rappresenta quelle totali che abbiamo. Per vedere i dati precisi andiamo all'inventario, ci sono queste, sono quelle penetranti, queste sono quelle normali. Infatti quelle penetranti pesano anche un po' di più. Messaggi finali importanti, l'inizio del prossimo episodio è ancora il file di questa prima stream, però poi si connetterà con la seconda in cui abbiamo risolto i problemi di audio, e nel frattempo quelli hanno veramente mandato Stalker 2 in fase gold. Questi stanno stampando la versione 1.0, è ancora difficile da credere. Ed è anche in virtù di questo che cercherò di smuovere mari e monti per tentare in ogni modo di far uscire gli episodi di questo lore through nei prossimi 10 giorni. Purtroppo questo che avete appena visto arriva in ritardo e onestamente non posso nemmeno garantire sui prossimi, perché questa settimana è stata una delle settimane peggiori di quest'anno per me. È forse almeno da top 10 delle peggiori settimane della mia vita, e non ho materialmente modo di sapere come andranno le prossime. Però, una blind run di Stalker 2 verso l'inizio, che tanto sta su Game Pass, la voglio proprio. Ci si vede.